Gentili telespettatori, da Bruno Pizzo, il più cordiale benvenuto per la partita tovaglietta, tra Accio Sette e Cordese. Bicchieri di plastica, tac, forchetta di plastica, tac, piatto di plastica, tac, bottiglione di vino, tac, tonno in scatola, tac, sedia, tac. Ah, questa sì che è vita. E oggi mi vedo veramente una gran bella partita. Ah, devo staccare il telefono. Pronto? Pinasco! Ah, Vaccari, è lei? È già subito in trincea? Ve lo dico che oggi perdete, Corro tutta la vita. Allora, ma si sbrighi, ma dov'è? Ma guardi che c'è quel luminare, quel tedesco su che deve trattare quell'argomento importante, quello sul riciclo del secco, dell'umido, dove vanno messi i sacchetti, poi lei sbaglia sempre, si muova! Ah, lei non è che me lo chiede, lei ordina. Va bene. Dirige ricotto, il signore Emanuel Crova della sezione centrale di Chiara. Obbedisco. Beh, allora, dai. Dai, c'è la... Senti, top! Ma lo sei rigore per la Cudonnese. Ma figurati, guarda, salterei su quel campanile, sempre lo sei. Cos'è il tuo solito stufo di Montemarano di tutti gli anni? No, stai zitto, non no, senti niente. Niente, perché è la solita storia, tutti gli anni la solita storia. No, non è la solita no, storia. No, è che tu ci sia, che non ci sia. Ma non è vero, rigore netto, l'ha detto. Sì, chi l'ha detto? Il tuo vostro iconista. Rigore netto, dobbiamo andare, su, lascia perdere quel... Non sento niente, no? Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale vi parla Roberto Bortoluzzi. I campi collegati per questa prima giornata di campionato saranno i seguenti: al Ferrada di Moconesi per Moconesi Casalza Ligure, al Daneri di Caperana per Caperanese Real Fieschi, a Levi per Levi Bogliasco, a Lavagna per Ciassetta Borgo Rotondo e in Colmata Marachiavri per Rupinaro Leivese. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo con i primi tempi. La linea a Enrico Ameri. Sì, siete collegati qua nello stadio comunale di Chiavari per la partita tra Vitos e il Tel e il Cagliari. Calcio d'inizio di questa partita molto importante per i biancocelesti, il migliore in campo finora per i appunto i chiaveresi, Tatti Coppello, che ha portato in vantaggio appunto la squadra di Via Gastati con questa combinazione schema e esultanza del biondo attaccante della Virtus Entella, che riceve ovviamente tutti i festeggiamenti dei propri compagni di squadra per questa rete importantissima contro il Cagliari. Tela linea. Scusa Enrico, intervengo qua da Daneri di Caperano solo per comunicarti che tra Caperanese e Realtieschi è in atto una rissa proprio in questo momento tra i diversi giocatori, una brutta rissa con evidenti falli tra una parte e l'altra appunto dei giocatori. Sì, riprendo la linea dal comunale di Chiavari per raccontarti un calcio di punizione di Tatti Coppello con la bella respinta del portiere del Cagliari che si è rifugiato in calcio d'angolo e poi il gol del vantaggio proprio dei biancocelesti sempre ad opera del solito Tatti Coppello che è in grande giornata. Parallo! Scusa, intervengo da Ferrada di Moconesi per comunicare il vantaggio del Casalza Ligure nei confronti della Moconesi. La rete è stata siglata da Claudio Ghirlanda, a te la linea. Scusa Enrico, intervengo di nuovo dal Daniele di Caperana per sottolinearti la grande rete di Giacomo Massa, però il vantaggio appunto a Real Fieschi, però come dicevamo il giocatore si è macchiato di una brutta esultanza nei confronti appunto dei tifosi avversari con calci e pugni e quant'altro, insomma te lo puoi anche immaginare, ecco. Poi ancora sempre da sottolineare per questa partita la gran rovesciata di Michelis che cerca il pareggio per la sua Caperanese, i suoi compagni di squadra non hanno presa bene, andate la linea. Riprendo la linea dallo studio centrale per comunicare il vantaggio del Rupinauro Sport qua contro la Leivese, la rete è stata siglata da Daniele Giorgio che esulta proprio sotto la propria gradinata dei propri tifosi, grande rete questa per il Rupinauro Sport ad opera di Daniele Giorgio. Scusa, intervengo da Lavagna perché nel frattempo mi sono spostato, la grande rete del Borgo Rotondo che è andato in vantaggio nei confronti della Ciassetta grazie alla rete del giocatore presidente il Donna che esulta con lo spot praticato in Avarese Ligure, ovvero le bocce. Riprendo la linea dallo studio centrale, ricordo ai colleghi di essere un po' più brevi nei loro collegamenti, intanto ricordo la rete del vantaggio dei Levi contro il Bogliasco, la rete è stata messa a segno da Marco Giorgio che ha esultato alla sua maniera, ovvero l'esultanza del Gabbiano per la rete, come detto, del Levi.
Sì, riprendo la linea ancora alla comunale qua per il gol nuovamente di Tattico Pelo per la Virtus Entello su calcio di rigore. Il portiere della Cagliari è stato spiazzato e quindi gran gol per Tatti. Gran giornata per lui. Ancora dallo studio centrale per comunicare il pareggio della Leivese nei confronti del Rupinaro Sport. A segno Davide Giulando che esulta alla sua maniera, facendo vedere il fisico prorompente a favore proprio delle sue fans, le sue innumerevoli fans che seguono le partite della Leivese. Ha segnato Michelis, intervengo qua dal Daniele di Caperana per la rete di Michelis, esultanza di Michelis alla battisuta con i giocatori caduti letteralmente a terra, terra linea. Ci vediamo tutti i lunedì sera su Entella TV a Punto Sport. Tuffati anche tu nel mondo del calcio dilettantistico. Io comincio a tuffarmi adesso. Guarda, adesso la quella... Voilà.